non deve, non è il suo compito oggi parlare, era quello di ascoltare, il suo di imparare un poco. Beh, anzitutto voglio dire il mio grazie a tutti voi, a cominciare dall'intelligenza con cui i collaboratori diocesani hanno voluto e preparato questi incontri tesi a facilitare l'inizio di questo compito che mi è stato affidato in un'età, ahimè, non più giovanile, e che quindi anche solo per quello fa un po' tremare le vene e i polsi. Cioè, Milano ce l'ho nel cuore da sempre, non solo perché sono un ambrosiano puro sangue, ma perché Milano ha sempre eccitato la fantasia di me bambino, subito dopo la guerra, quando si cominciava a conoscere per la presenza dei soldati americani il chewing gum e lo si mandava giù con tutte le conseguenze del caso, perché non si era ancora capito che non bisognava mandarlo giù, oppure quando gli stessi soldati americani con noi bambini di stanza lì sotto casa mia giocavano un po' a come se fossimo delle palle da scagliare l'uno verso l'altro, e tuttavia percepivamo di uscire da un clima terreo, perché lì sempre in questa villa settecentesca nella cui corte abitavo con i miei, erano passati prima i tedeschi e poi i repubblichini, insomma, quindi era stato e quindi la gioia del cambiamento, della fine della guerra e anche la presenza vivace dei soldati americani parlavano dei loro incontri, dei loro viaggi, e la prima volta che ho sentito la parola Milano, avrò avuto 7 anni, fu proprio da parte di due soldati americani, uno nero e l'altro bianco, che tornavano particolarmente ubriachi appunto da una visita alla città. E questo cominciò un po' a sollecitare la mia fantasia, che poi crebbe quando, scusate questo incipit autobiografico, può essere un po' seccante, ma mi sembra il taglio migliore per accogliere tutte le suggestioni che ho avuto. Quando così venivamo soprattutto in liceo a vedere le prime mostre, mi ricordo la grandissima discussione che avemmo tra noi con i docenti e con il professore di religione quando ci fu la famosa mostra di Modigliani e vedemmo per la prima volta i celeberrimi nudi e tutto lo scandalo che questo provocò, eccetera, 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 il dibattito che ne nacque. Insomma, e poi su fino ai tempi dell'università, in cui Milano cominciò a diventare la mia città. E quindi la prima cosa che voglio dire è che è giusta la parola ritorno per me, dopo tanto girare, tanto pellegrinare, tanti compiti tra loro diversi, talora anche contrastanti, se penso cosa ha voluto dire essere vescovo di una realtà potentemente popolare e grezza come la Maremma, creativa, inventiva, in una coscienza di popolo che forse è, almeno fino a quando ci sono stato io, ormai sono passati quasi 20 anni, era forse un'isola serena dentro la realtà complessa e articolata
del nostro paese. Però, dicevo, dopo tanto girare, torno a casa. Ecco, questo è passata la botta del distacco di Venezia, perché si perde molto, ho perso molto, ho pagato molto venendo via da Venezia, proprio perché Venezia è qualcosa, insomma, ti costa lasciare ciò che vale, insomma. Però man mano che in questi 3 mesi mi sono avvicinato a Milano, questo sentimento pacifico del tornare a casa mi è entrato nelle vene, nei polsi, nel cuore, e è quello che mi dà pace di fronte all'impervietà di questo compito, che cercherò con i miei collaboratori, perché l'io di ogni autorità e di un vescovo in particolare o è, permettetemi questo vocabolo un po' laico, o è collettivo o non è. Non esiste altra possibilità che non sia questa, e questo dovrebbe essere un segno indicativo per l'esercizio di ogni tipo di autorità. È impensabile che sia diverso. Come? Perché? Perché l'io è per sua natura in relazione, e l'io di chi è chiamato a una responsabilità sociale, ecclesiale, se non vive, come ha detto Monsignor Brambilla all'inizio, l'alterità come la condizione normale, non, per forza implode, per forza si inaridisce. Torniamo al tema della frammentazione, eccetera. Ma adesso io sono uso prendere appunti e segnare con degli asterischi la frase o la parola che più mi colpisce, e in genere poi uso tutte queste cose, perché di mio non è che ci metta molto, uso tutte queste cose per imbastire anche quel che dico. Dipendo molto meno dai libri e molto di più dallo scambio vitale. Nei 6 anni di visita pastorale a Venezia avremmo fatto in vari modi sicuramente più di 2000 assemblee in cui ci siamo ascoltati reciprocamente, da cui io ho imparato moltissimo. Però non voglio adesso tediarvi riprendendo le parole che più mi hanno colpito. La più imponente è una delle ultime, cioè l'apologia del rischio, perché la libertà non esiste senza rischio. Ai ragazzi porto sempre l'immagine della mia esperienza, di una delle mie esperienze di salita in Grigna con il Don Fabio Baroncini, che avendo le gambe più lunghe se la cavava meglio di me. Abbiamo fatto una volta la Segantini e, arrivato ad un passaggio, insomma, non riuscivo, avevo paura, perché era troppo lungo il salto da fare, e il Don Fabio diceva: guarda che Angelo, la piglio, è qui, se toccalo prima, allungati, toccalo, è qui, non aver paura tu. E io lo vedevo, lo concepivo con chiarezza, lo percepivo, ma non riuscivo. La volontà era come immobilizzata anche di fronte all'evidenza dell'appiglio. Così è, questo è un carattere strutturale della libertà. E secondo me a questo si deve fare riferimento più che mai in questa situazione fluida a cui tutti gli interventi hanno fatto riferimento, secondo accenti plurali molto significativi, di cui sono grato a ciascuno. Qui mi è venuto in mente, appunto sentendo parlare di questa fluidità, mi è venuto in mente uno degli incontri belli della mia vita a Parigi nel 68, perché anche se eravamo seminaristi, la nostra chiesa era molto aperta.
quindi al mese di luglio del 68 in 5 o 6 seminaristi siamo andati a Parigi e abbiamo cercato di capire cosa succedeva. E grazie all'inventiva di qualcuno mi ha cominciato a suonare campanelli come quello di Levinas, come quello di Derrida, come quello di Althusser, come quello appunto di Desserteau. Non eravamo poi così chiusi, come si diceva, non eravamo poi così integralisti, come si diceva, ci interessava un paragone. E allora, incontrando il gesuita Desserteau, sono molto contento che sta riprendendo peso oggi anche in Italia, già allora lui diceva che in questa società così fluida il faut placer quelque chose de dur, bisogna metter lì qualcosa di solido. Detto così oggi, nella complessità dell'oggi, può sembrare banale, invece è soltanto elementare, è soltanto semplice, non è affatto banale, è semplice. Quindi io credo che il rischio della libertà debba concretizzarsi nel coinvolgimento, nell'impegno di ciascuno e di tutti a porre appunto qualche cosa di duro e di solido. Ancora Parazzoli ha usato la parola senso, ma Giacomo l'ha tradotta con la sua splendida sensibilità, l'ha tradotta in mille immagini. Una vita senza senso si affloscia e il senso è nello stesso tempo significato e direzione. Significato e direzione. Non si può separare l'una cosa dall'altra. Non basta percepire un significato, bisogna camminare, trovare la strada per camminarci dentro. E secondo me la parola insieme, usata verso la fine dal Rettore Magnifico, è la condizione di questa strada. Non abbiamo altra strada per porre qualcosa di solido su cui costruire, per camminare, che non sia l'insieme. La nostra società è plurale. Vi albergano mondovisioni talora opposte e contrastanti. Proprio per questo motivo dobbiamo identificare l'universale che ci accomuni. E questo, secondo me, non dobbiamo cercare questa comunione, questa comunicazione tanto nell'ordine dei principi o delle idee, che pure ovviamente ogni soggetto porta con sé e che sono indispensabili, ma dobbiamo riconoscere umilmente che esiste un bene sociale, che è il fatto stesso che dobbiamo stare insieme e non possiamo non stare insieme, e dobbiamo trasformare questo bene sociale in una scelta politica condivisa. Dobbiamo assumerlo consapevolmente. Questo implica, e quindi tocco taluni temi che voi avete sollevato di passaggio, questo implica un appassionato, continuo confronto in vista di un riconoscimento reciproco. L'universale che può tenere insieme la nostra società è il bene pratico, sociale, assunto come scelta politica di essere insieme. Essere insieme tra diversi comporta l'appassionato raccontarsi e il lasciarsi raccontare al di là di tutte le dialettiche, i conflitti, le incomprensioni, la pazienza, il tempo che ci vuole per capirsi, l'accettare l'umiliazione di essere fraintesi. Cioè è quest'opera comune che può rendere Milano un'oasi, e quest'opera, come può rendere ogni città, ma secondo me Milano, in un modo del tutto particolare,
per la multiforme ricchezza delle sue variegate espressioni e per le caratteristiche, io mi è venuto spontaneo nell'omelia definirla illuminata, operosa e ospitale, ma in quell'illuminata lì c'è dentro tutta la sua storia, che è storia sì, di fede, e ci mancherebbe altro, ma anche storia del famoso illuminismo lombardo e milanese, e storia di un movimento operaio che ha avuto il peso che ha avuto la forza di un confronto con quello che fu il movimento cattolico, e se è crisi di politica, è crisi del fatto che non abbiamo saputo trasporre l'esperienza di queste realtà che era fondata, era fondata su una categoria che spero ritorni alla nostra attenzione, era fondata sulla gratuità. Migliaia e migliaia di uomini, soprattutto perché allora la donna non aveva purtroppo il giusto peso, di uomini ma anche di donne cattolici e legati alla grande esperienza variegata del socialismo, del comunismo, del movimento operaio, hanno portato fino a metà degli anni 70 la gestione delle nostre città e dei nostri mille paesi dentro una gratuità totale. Questi lavoravano come tutti, si guadagnavano il pane lavorando e poi si giocavano per la Chiesa, per il partito, per la società civile, gratuitamente. A un certo punto tutto questo è saltato. È saltato in nome della politica specialistica, in nome della competenza, in nome... Ma adesso devo resistere alla tentazione di entrare in queste cose, perché voglio dare la parola a voi, non senza aver detto un'ultima parola su quello che sento essere il mio compito dentro la Chiesa di Milano, compito che, come ho detto prima, è un compito collegiale, un compito comunionale. Giacomo ha fatto riferimento a una delle realtà, di sviluppo, di educazione più imponenti della nostra storia, che sono gli oratori. Centinaia di migliaia ancora in quest'estate di ragazzi sono passati dai gres degli oratori, dai campi estivi, lì è stato il grande passaggio di socialità e di libertà, sostenuto da preti, come ricordava sempre Giacomo. Io ho una mia esperienza personale, ero un ragazzino delle medie, l'unico fortunato che aveva potuto, grazie appunto all'impegno socialista di mio padre, andare a scuola, e il prete della mia parrocchia mi chiamava di tanto in tanto nel suo studio, mi diceva: adesso ti leggo un pezzo di un libro, L'uomo senza qualità, non ti posso dare tutto il libro perché è proibito, però questo pezzo lo puoi capire anche tu, e me lo leggeva. Un'altra volta era Dostoevsky, oppure era Faulkner, e avevo 12 anni, 13 anni, un fenomeno educativo splendido. Perché cito l'oratorio? Per dire un'attitudine di una Chiesa che abbatte tutti i bastioni, che oggi si apre ad accogliere bambini, ma deve accogliere uomini e donne di ogni dove, i cittadini di domani anche, come è stato detto, non solo quelli di oggi. Perché? Perché propone un senso, e questo senso è talmente imponente che non si può tacere. Cioè, non so se Dio non ha più il piedistallo, piuttosto Dio ha fatto una scelta strepitosa all'origine, mandando suo figlio ad assumere la nostra esperienza in tutto tranne che nel peccato, vivendo dall'interno come uno di noi, per diventare esperto in quell'estrema esperienza dell'umano che è il patire, e poter così farci passare dalla cruna del lago della morte, come lui passò per primo, per spalancarci alla vita definitiva. Ma la cosa più strepitosa, la meraviglia della grazia divina, la meraviglia dell'incarnazione,
come diceva il grande Scheben, non è tanto che Dio ci ha salvato, ma è come ci ha salvato. Ci ha salvato giocandosi Lui davanti a noi e poi decidendo di aver bisogno di noi. Dio ha deciso di aver bisogno degli uomini, di tutti gli uomini. Perché la salvezza che Lui procura è per tutti, di tutti gli uomini. Quindi il piedistallo siamo noi. E se siamo qui c'è. Se siamo qui c'è, potrà essere un po' malconcio, ma non è un grosso problema. Potrà aver paura dell'incontro col diverso, dimenticando che nella parola incontro c'è dentro anche contro. Quindi non è che l'incontro si può fare senza il contro. È un'astrazione, non esiste questo dato, non è possibile. Quindi era per dire che, secondo la sua enorme tradizione, la sua grandissima tradizione, da Sant'Anatalo fino ai nostri giorni, la Chiesa di Milano, come dire, è un luogo umano con tutti i difetti degli uomini di Chiesa, cominciando dai miei, con tutti i peccati degli uomini di Chiesa, cioè non, penso che siamo sufficientemente maturi per non farci illusioni, però vuole essere realmente un luogo di accoglienza, ma l'accoglienza implica l'andare con e implica il gusto del confronto, del paragone, implica la curiositas, implica il domandarsi il perché di fronte a tutte le cose, sempre, sempre. E io sono certo che la Chiesa di Milano è su questa strada e per questo io sono stato preso a servizio della Chiesa di Milano e con l'aiuto di tutti sono molto utili anche le critiche, se sono garbate meglio, se non sono piene di pregiudizi meglio, il pregiudizio è inevitabile, siamo uomini, io ti incontro a una reazione. Che può essere una reazione di istintività o di opinione. Il dramma nasce quando tu elabori il pregiudizio anziché cercare di superarlo, mi spiego. Questo è il punto. Allora, con l'aiuto di tutti, io intendo lasciarmi, siccome sono stato preso, perché la parola servizio può essere ancora ambigua, ma essere presi a servizio non è ambiguo, perché non dipende da te. E io spero, con l'aiuto di tutti, di aiutare il cammino lunghissimo di questa Chiesa a servizio di ogni uomo e di ogni donna. Ogni uomo e di ogni donna. Questo implica il coraggio di proporre il nostro volto dentro un paragone incessante che tenda sempre al riconoscimento in vista di quello che io chiamo il compromesso nobile, cum promitto, promettiamo insieme. Questo mi sembra il senso del vivere ecclesiale con le debite distinzioni civile e questo, secondo me, fa già di Milano un'oasi. Non lo dico per farmi coraggio, lo dico perché il bene che in Milano vive si impone. Scusate se mi sono dilungato, spero che ci sia lo spazio perché qualcuno possa intervenire ancora.